Scusi, signor Demetrio, a che serve questo affare qua? Vedo le mani. Per disinfettarsi le mani. Cioè? Ecco qua. Voilà. E che ha fatto lei ora? Mi sono disinfettato le mani, così posso consumare quello che voglio. Quindi uno che ha le mani sporche può venire a Crystal e si ripulisce? Anche se non sono sporche si possono disinfettare le mani. Anche se non sono certo. Sporche? Quindi anche i politici potrebbero passare politici, da qua? Politici, no, commercianti, imprenditore, gente comune, chiunque. Ma soprattutto i politici possono passare? I politici possono passare. Aspetti anche. Che c'è il vice sindaco del comune di Merito, vediamo. Buongiorno, noi raccogliamo l'invito perché per una questione di igiene ce l'abbiamo anche noi le mani, perché crediamo... Ma ce l'aveva sporche le mani? Le mani sì, ma l'anima ancora è pulita e quindi siamo tranquilli e orgogliosi di questo. Ringraziamo la ditta che ci ha dato la possibilità di refrigerarci e di asciugare anche le mani. No, vice sindaco di Merito, ora le devo dire una cosa che non le ho detto prima. Sì. Questa macchina, non le ha detto la verità il signor Demetrio, questa macchina, se arriva un politico e c'ha le mani sporche nella coscienza, la macchina butta fumo anziché quindi, questo. Grazie a Dio non è il nostro caso, quindi, perché la coscienza fatto, è pulita. Lei ha fatto il la fumo non lo butta. Aspetti, quindi, vediamo se lo se posso fare. Vediamo se c'è fumo, no, c'è il sapore. Aspetti, quindi per questa volta. Questa un attimo, per questa volta. Ma faccio una cosa. Non esce niente. Ah, anche per lei, anche per lei, anche lei. Anche lei ha la coscienza a posto. Bene, bene del servizio, grazie, grazie. Vieni, vieni, vieni. Buona giornata, lascia anche un bellissimo bene. Odore, grazie. Bene. Allora tutti i politici, soprattutto quelli regionali, possono anche passare da qui e pulirsi non la coscienza ma almeno le mani. Vero? Come? Tutti i politici potrebbero venire a Crystal di Melito. Ma se vengono qua saranno puliti, sicuramente. Puliti. Ah, che bello, guarda. Guarda. Oh. Vieni qua, signorina. È gratuita questa cosa? Una cosa. Soltanto il bar Crystal poteva fare una cosa del genere. Ma l'ha fatto per i politici. Per lui? No, per i politici, così. Ah, per i politici no, l'ha fatto per tutti, l'ha fatto. È una cosa bellissima. Bene. Complimenti, Demetrio. Grazie, signorina. Grazie a te.